Adesso abbiamo avuto un periodo dove abbiamo perso solo una partita, non so su quante giornate, quindi vuol dire che abbiamo trasmesso qualcosa di positivo anche alla gente, però dobbiamo stare tranquilli, sereni, perché noi quello che dobbiamo raggiungere prima possibile è la salvezza. Voglio far bene non solo perché sono in prestito, ma perché voglio far bene per il Bologna, perché sono venuto qui dicendo comunque che io mi volevo salvare col Bologna a tutti i costi, quindi io voglio raggiungere questo mio obiettivo, poi se da qua in avanti faremo delle grandi prestazioni è tutto guadagnato. A me personalmente piace la città, mi piace la gente, poi quando sono arrivato mi sono trovato subito comunque accolto bene, quindi quando ti trovi bene in una città va bene tutto, a livello lavorativo, familiare, è una cosa comunque complessiva, quindi si sta bene. I veri tifosi credo che sono sempre venuti, poi se si aggiungono le altre persone che magari adesso hanno anche loro l'entusiasmo, quello giusto per venire allo stadio, almeno quei buchi lì non si vedono più, magari si riempiono di persone, bambini, cioè che è sempre bello vederli pure allo stadio, con le proprie famiglie. Del Neri gioca molto sulle fasce, quindi sarà una bella partita su tutte e due le fasce sicuramente. Lì la squadra veramente ha dimostrato di avere dei valori importanti, perché io ho visto poche squadre comunque in un anno e mezzo che io ho giocato a Genoa fare 4 gol al Genoa. Cioè solo l'Inter ce ne ha fatti 5, però era l'Inter. Quindi vuol dire che i valori di questo Bologna sono valori molto importanti a livello umano e professionale. Io ero a casa e stavo soffrendo, quindi non immaginate neanche come ho visto la partita, però fuori dal balcone, ero con la televisione lì senza sentire il commento perché ero troppo nervoso, però poi alla fine mi sono ripreso. Il 4-3 neanche l'ho visto alla fine perché ho visto 3-3 e avevo troppo nervosismo e quindi sono uscito fuori dal balcone e non ho visto più la partita. Gli ultimi 10 minuti non l'ho visto, però quella partita è veramente stata la svolta, come hai detto te, che ha dato più fiducia alla squadra per affrontare le altre partite. Dopo aver bevuto qualcosa, cioè quella pallina la produce, mi passa per la testa oppure no? Guarda, io ti dico che l'unico discorso che si fa nello spogliatoio è quello di guardare partita per partita, poi quello che succede più avanti si vedrà alla fine. Cioè, non stiamo a dire qua se arriviamo lì possiamo tentare ad arrivarci, no, noi giochiamo partita, come stiamo facendo bene perché comunque stiamo facendo bene, poi alla fine tiriamo le somme a 11 giornate alla fine, che sono 11 partite, e facciamo tutte 11, poi vediamo quanti punti abbiamo fatto. Grazie. Arrivederci, ciao. Salute.